verso l'esterno di destra l'abbiamo prelevato da Real Betis Siviglia, Mauro invece da Wigan, che è una squadra inglese della nostra equivalente alla nostra Serie A. E detto questo, non mi dilungo ulteriormente, ma vi lascio i calciatori a voi per una presa di conoscenza diretta. L'augurio qual è? Non è mai facile intervenire a gennaio. Gennaio in genere è un periodo delicatissimo, noi lo stiamo facendo in maniera abbastanza radicale, pur mantenendo inalterato il gruppo che finora ha giocato. L'augurio è che questi ragazzi si possano inserire subito, ambientare subito. Bueno, credo che, come lo dico il direttore, este fútbol es el que más se adecua a mi estilo de juego y bueno, por otra parte, como decís, el Palermo hoy no está en una situación buena en la tabla de posiciones, pero creo que es un equipo y una ciudad que no puede estar en esa posición, así que nada, trataremos de hacer todo lo posible para lograr el objetivo, como dijo Pietro, que es la salvación. Capito, no? Lui ritiene che il campionato italiano sia quello più adatto al suo stile di gioco, pensa di poter far bene, non guarda la posizione di classifica del Palermo, ma quello che secondo lui Palermo rappresenta, che aggiungo pure io, confermo, una grande piazza che non può pensare di retrocedere. Di conseguenza si lotterà con tutte le proprie forze per far sì che il Palermo possa raggiungere l'obiettivo finale. La mia visitazione del Betis stava un poco complicata perché stavo giocando hasta 2 mesi atrás, stavo giocando sempre e di repente le ragioni concrete non so perché dejé de contar para el entrenador y para el club, fue una situación delicada. Por lo que hoy sé, se hablaba mucho por el contrato que tenía y por una cláusula que tenía en mi contrato donde yo podía renovar automáticamente para el Betis, y yo creo que puede ser ese motivo donde dejé de contar para el club. Pero bueno, o sea, un paso quedo para atrás y ahora es pensar en el futuro aquí en el Palermo, dar lo mejor de mí, porque yo sé que tengo mucho valor y puedo aportar mucho al fútbol, y estar 2 meses sin jugar para mí era mucho y yo quiero disfrutar del fútbol, y para él me abrió las puertas y quiero aprovechar de mejor forma para ayudar al club, que está en un momento delicado en la tabla, pero creo que se può fare molte cose bonita e che il club può salire più arriva. No? Allora, Betis con la filosofia di pagare di meno perché la crisi spagnola, cosa lì, ha preferito lasciare un giocatore della nazionale portoghese e dare scadenza o trovare una nuova squadra adesso. Basicamente questo.